È finita Atalanta-Napoli. L'Atalanta ha perso 1-3. 1-3. Nonostante io da Juventino, ovviamente anche i milanisti speravano, sicuramente speravano in una vittoria dell'Atalanta. E io da Juventino e tutti gli Juventini speravano almeno in un pareggio. In un pareggio, ma non c'è stato assolutamente, non c'è stato. Ma intanto un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Ragazzuoli, prima che io inizi a parlare, vi volevo dire e chiedere se volete supportare il canale e supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace, iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E inizierei assolutamente a parlare, poi ovviamente dopo ci becchiamo, dopo il prossimo video sarà Juventus-Inter, sperando che il sottoscritto, Younes, venga qua contento. Contento, nonostante se vince la Juve sarei stato contento, ma super super contento se avesse pareggiato l'Atalanta, ma comunque l'importante è che la Juventus vinca. L'Atalanta-Napoli è andata così, ok, nonostante speravano un pareggio. Ma vabbè, comunque inizierei assolutamente a parlare. Un Napoli che ha vinto 3-1, va bene 1-3, ma diciamo 3-1 con il rigore di Insigne, il gol di Politano e il gol di Elmas. Tutti gol fatti con qualità. Tutti gol fatti con qualità. Un'Atalanta, è stata una partita, c'è da dire, intensa, intensa, con vari duelli. L'Atalanta che in difesa è arrivata e ha fatto questa partita con de delle emergenze in difesa, ma dall'altra parte l'Atalanta ha schierato Scalvini. E dall'altra parte Napoli ha schierato Zanoli, perché non c'è Di Lorenzo, e Zanoli veramente, ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Anche Scalvini con la loro personalità, non sembrava la loro prima partita, in primis Zanoli, non sembrava assolutamente la sua prima partita. Il primo gol, rigore di Insigne, nasce tutto da Zanoli che si inserisce con personalità, non so, ne scarta uno, poi dà una palla veramente deliziosa, una palla vorrei commentare prima i gol, una palla veramente deliziosa in profondità a Mertens che si inserisce, Musso esce, fa un'uscita non bella e lì provoca il rigore e poi Insigne ottimo, ottimo nel rigore e ottimo anche nella punizione procurata sempre da Lobotka che è stato veramente fenomenale. Insigne con lo scavino, con il pallonetto, non so come si dice in italiano, ma comunque con il pallonetto sopra la difesa, sopra i giocatori, diciamo, dell'Atalanta. Trova Politano che si inserisce alla perfezione, mancino ottimo, e lì il secondo gol. Poi il terzo lascia da una ripartenza di Lozano, e poi gol di Elmas freddo, e poi De Ron nasce da un cross di Miranchuk, e il colpo di testa ottimo di De Ron, ma ripeterò ancora questi gol in corso quando parlerò. Comunque, c'è da dire. Un'Atalanta che ci ha provato in ogni modo. Un'Atalanta che ci ha provato in ogni modo a provare a fare il risultato e non ha fatto assolutamente male. Nel primo tempo non ha fatto assolutamente male, ci ha provato in ogni modo. Perché sono bastati due episodi, perché è stata un'Atalanta che è iniziato veramente benissimo. Ha subito il gol, ha continuato a giocare, ha continuato a pressare, ha pressato veramente benissimo. Un Napoli che ha vinto soffrendo. C'è da dire, un Napoli che ha vinto soffrendo, più nel primo tempo, come ho detto, Atalanta ottima, ma all'Atalanta è mancato solo l'ultimo tocco, negli ultimi 30 metri, quando si avvicinavano nell'area di rigore, anche nell'area di rigore, sbagliavano, perché tecnicamente hanno giocato bene, ma è mancata lucidità e precisione negli ultimi metri, perché il loro possesso palla l'hanno fatto, il loro recupero di palla l'hanno fatto, la loro pressione l'hanno fatto, mettere in difficoltà il Napoli l'ha pur fatto, mi è mancata solo lucidità avanti alla porta, lucidità avanti alla porta, sono riusciti a pareggiare la partita, neanche a pareggiare la partita, a fare l'1-2 al 58esimo con De Ron, grazie ai cambi ovviamente, grazie a Miranchuk e anche Boga, che ha fatto un po' qualcosina. I cambi sono stati anche un po' tardi, neanche un po' tardi. Mi sarei aspettato che non l'uscita di Muriel,
non uscita di Malinovskyi. Mi sarei aspettato un Gasperini più intelligente nei cambi, ma non lo è stato, ma in fin dei conti i cambi ci stavano, ma sei stato contro un Napoli che nel primo tempo ha provato un po' a fare il suo, un po' dopo aver segnato il gol è uscita un po' in Napoli, è entrata piano piano in partita, ma l'Atalanta è continuata sempre sul suo gioco. Poi nel secondo tempo il Napoli un po' si è visto con il suo possesso palla, giro palla, ma è stato sempre in difficoltà fino poi al gol di Elmas, perché prima del gol di Elmas c'erano veramente speranze che l'Atalanta pareggiasse, ma è bastato un... Io ho parlato solo di Elmas prima, sul gol di Elmas, Lozano che in primis riceve una palla deliziosa di Koulibaly, dove l'Atalanta era tutta su, perché nell'1-2 l'Atalanta aveva preso coraggio, coraggio e personalità, tutti avanti, perché prima del gol di Elmas era un'Atalanta che stava dominando e mancava solo quel secondo gol che non è arrivato, ripeto un'altra volta, perché è mancata lucidità avanti alla porta, lucidità e precisione, ma in fin dei conti l'Atalanta mi è pienamente piaciuta come ha gestito la partita, ma ovviamente per i gol sono andati tutti con qualità. Come dicevo, l'ultimo gol del Napoli, il terzo, nasce da una palla deliziosa di Koulibaly con palla Lozano, tac, 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 poi avanti, si avvicina nell'area di rigore, perfetto ad Elmas, e poi anche Elmas perfetto e lucido, tranquillo, ha segnato pure sotto le gambe di Musso, facendo i tunnel, e basta. C'è da dire che nel secondo tempo un Napoli che ha difeso assolutamente bene ed è riuscito a... E le occasioni che ha avuto, perché è stato un Napoli bravo nelle ripartenze, bravo assolutamente nella ripartenza, nell'ultima ripartenza è stato assolutamente bravo, compatto in difesa, c'è da dire, mancato Di Lorenzo, è mancato Rahmani, è mancato chi altro, poi basta, sì, poi in difesa basta, perché sono questi due i due importanti giocatori, ma tutto il Napoli si sono sacrificati nella fase difensiva, un Napoli compatto nella fase difensiva, perché la difesa è stata anche quella importante, perché se non difendevano così era tutta un'altra partita, ma il Napoli ha saputo veramente difendere bene a portarsi a casa i 3 punti che adesso mettono pressione al Milan, dove il Milan giocherà assolutamente domani, e sperando che dopo vinca la Juve, almeno che dopo vinca la Juve. E poi vedremo, poi spero anche che perda il Milan domani, che perda, poi ovviamente se vince la Juve e perde il Milan è qualcosa veramente di fenomenale, che poi il Milan va a 67 e la Juve va a 60, 61, 62, 62 a meno 63, 4, 5, 6, 7, a meno 5 dal Milan, se dovesse perdere il Milan, ma sinceramente che perda il Milan o che vinca il Milan non mi interessa affatto. Io ero più fissato nel vedere un pareggio tra Napoli e Atalanta, non c'è stato. Adesso tutti occhi puntati, testa a Juventus-Inter, sperando che la Juventus vinca. Ragazzi, vi ho detto pienamente tutto su Napoli-Atalanta, un Atalanta che ci ha provato in ogni modo, e il Napoli con personalità e con pazienza, c'è da dire, con pazienza, è riuscito a portarsi 3 punti fondamentali. Poi nel secondo tempo, come ho detto, si è scacciata dietro e ha difeso bene con un Atalanta che ha pressato, ci ha provato in ogni modo l'Atalanta, non stare a ripetere. Complimenti a Napoli, c'è da dire. Complimenti a Napoli per questa vittoria, e lo scudetto, sono pari punti con il Napoli-Milan, ma credo che qualcuno abbia una partita in meno o perché il Milan deve giocare, non ci ho capito assolutamente nulla e basta. Cosa potrei aggiungere? Gli episodi in partita non ce ne sono stati proprio affatto, chissà che, forse qualche episodio, ma a parer mio l'arbitraggio in fin dei conti è stato un ottimo arbitraggio, forse in alcune situazioni, ma in qualche rimessa laterale, a fin dei conti l'arbitrato mi è piaciuto, i giocatori che mi sono piaciuti veramente tantissimo, va bene sul Napoli, nonostante l'assenza di Osimhen, c'è da dire, Mertens è stato veramente bravissimo, ha aiutato tantissimo la squadra. E tutto il Napoli mi è piaciuto, non ce n'è uno che ha fatto assolutamente male, Lobotka è il migliore, pare il mio, Lobotka del Napoli, il migliore, quelli che mi sono piaciuti del Napoli, tralasciando i Mertens così, ma proprio i che mi sono...
che mi sono piaciuti il loro posizionamento nella partita, i loro ruoli, Lobotka tantissimo e Zanoli. Lobotka e Zanoli, poi potrei metterci anche Mertens, potrei metterci Koulibaly che all'inizio ha sbagliato qualcosa, ma vabbè. Ma gli unici due che mi sono piaciuti tantissimo, e non sto dicendo che gli altri non hanno giocato male, ma che mi sono piaciuti Zanoli e Lobotka. Dall'altra parte, non so, Scalvini, ma vabbè, è un Atalanta che ha sbagliato tanto avanti, se non sbagliava quel tanto avanti, poteva pur finire la partita poteva anche finire in un modo assolutamente diverso. Ragazzoni, basta così, fatemi sapere la vostra nei commenti sulla partita che avete visto, non mi aspettavo un risultato così, non mi aspettavo un risultato così, poi con l'Atalanta che ha recuperato Duvan Zapata, speravo che anche schierasse Duvan Zapata, ma vabbè, anche senza Duvan Zapata potevano pienamente segnare i giocatori dell'Atalanta se non avessero sbagliato talmente tanto e basta. Basta, dai. Fatemi sapere la vostra nei commenti su cosa ne pensate di questa di partita. E secondo voi il Napoli riuscirà a vincere lo scudetto? Nonostante il tutto è ancora aperto, non c'è nulla di concreto che il Napoli è già da scudetto, il Milan è già da scudetto, l'Inter non può vincere lo scudetto, la Juve non può vincere lo scudetto. Assolutamente no. Ma stasera, dopo, sarà decisiva. Se l'Inter perde, le speranze, parere mio, le perderà sicuramente. Sarà più difficile vincere lo scudetto. Sarà più difficile. Se l'Inter perde, deve sperare negli altri che perdano. Ma vabbè, ragazzi, come ho detto, fatemi sapere la vostra nei commenti se avete visto la partita e non aggiungerei altro. Fatemi sapere anche se secondo voi Napoli vincerà lo scudetto, che vincerà lo scudetto. E basta. Basta, già detto pienamente di tutto. Poi sui cambi, infine, in Napoli. In Napoli i cambi sono stati decisivi, stop, i cambi sono stati decisivi, Elmas e Lozano di Elmas che hanno chiuso assolutamente la partita. Ragazzi, se ho dimenticato qualcosa, se ho sbagliato in qualcosa, fatemelo sapere nei commenti che potrei aggiungere, parata, cioè, c'è stata una parata di Musso, se a lei di Musso, la parata di Ospina su Boga e basta, qualche parata, bella fase difensiva del Napoli, già l'ho ripetuta la seconda volta, vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio e ci becchiamo dopo per il post partita Juventus-Inter, sperando che vada assolutamente bene per la Juve e che vinca e che prenda questi maledetti 3 punti che saranno veramente importantissimi. Sarà importante fare una bella partita. Mi riferisco alla Juve. Dai ragazzoli, vi mando un grandissimo abbraccio e un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video e sempre fino alla fine, forza Juventus!